Un minuto con Padre Pio dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Ecco, siamo nel chiostro del convento dei frati minori cappuccini. Abbiamo questo libro tra le mani, un libro che raccoglie le vostre testimonianze, i tanti racconti, quelli che ci inviate. Già vedete in sovraimpressione un indirizzo di posta elettronica che vi spiega come fare per raccontare la vostra testimonianza, come hanno fatto tanti che hanno scritto. Avremo modo di raccontare tutte le vostre testimonianze, le vostre storie. Loretta Bacci da Viterbo. Lei scrive che ci ha pensato diverse volte prima di inviarla o meno questa testimonianza, però ha pensato subito, se non la invio faccio un dispiacere a Padre Pio, allora voglio divulgare anche la mia esperienza. E allora, la gente scrive ha tanto bisogno di segni, di protezione, e io credo di essere stata una privilegiata dal nostro Padre Pio. Privilegiata dico anche erroneamente, credo che lui ha risposto e ha manifestato la sua presenza amorevole. Proprio ad ottobre Loretta insieme alla sua famiglia era qui a San Giovanni Rotondo in pellegrinaggio, proprio anche con la stessa parrocchia della Santissima Trinità, un pellegrinaggio tanto desiderato perché erano anni che non tornava qui a San Giovanni Rotondo. Erano le 16:20 del pomeriggio quando tutto il gruppo che usciva dalla Chiesa Nuova per raggiungere la Chiesa di Santa Maria delle Grazie, quindi insieme alla guida dell'ufficio accoglienza pellegrinaggi. Nel piazzale, poco prima di fare la salita, quindi la grande chiesa a cielo aperto, scrive: dicevo a mio marito che avrei tanto voluto che Padre Pio mi desse un segno della sua vicinanza alla mia famiglia, a me, in un momento che è abbastanza difficile. E allora, scrive Loretta, l'ho invocato con fervore, con fede, ho avuto quasi un colloquio spirituale con lui, poi mi sono sentita attratta dal cielo e ho guardato su, ho visto nettamente la sua figura, ho visto lui nel cielo, di profilo, tanto che ho gridato a mio marito che mi precedeva, Luigi, io vedo Padre Pio, lo vedi anche tu, guarda. Mio marito mi ha sentita, si è fermato perché era preso soprattutto dalla paura di fare tardi nel raggiungere gli altri componenti del gruppo con la guida e quindi che aspettavano a fare questa visita guidata in Santa Maria delle Grazie e quindi mi ha invitato a proseguire. Io ero contrariata, avrei voluto restare lì, però l'ho seguito. Ma prima di corsa, quasi forsennatamente, ho fatto due foto nel punto del cielo dove lo avevo visto, senza occhiali, solo con la certezza della fede. Quando poi ho potuto vedere queste foto che lei ci ha inviato, che noi le stiamo anche vedendo, mi si è presentata un'altra immagine, diversa da quella immensa. Mi sembrava che Padre Pio occupasse tutto il cielo con la sua persona intera, che avevo visto prima, un volto, il suo volto, a parere mio e della mia famiglia. La mia vita è cambiata. Chiaramente, scrive Loretta, non mancano i problemi sono sempre quelli, ma io sono cambiata, ho la certezza che lui mi è accanto e questo per me è